Sono molto orgoglioso della presentazione di oggi del rapporto strategico verso la Gigabit Society che abbiamo fatto come The European House Ambrosetti per Eolo, rapporto che dimostra la straordinaria opportunità che abbiamo davanti sia con i fondi del PNRR per la digitalizzazione del paese che per la capillarità e la necessità di distribuire la tecnologia FWA, Fixed Wired Access, ad integrazione della fibra in tutta Italia. Che cosa abbiamo sollevato con questo rapporto? Abbiamo sollevato l'evidenza che il paese nel quinquennio pre-Covid ha buttato via 69 miliardi di potenziale crescita del PIL, rallentando il percorso di digitalizzazione e non rendendo possibili i raggiungimenti degli obiettivi di copertura di accesso veloce a banda ultra larga veloce. Abbiamo anche dimostrato che il potenziale in futuro, cioè l'obiettivo del famoso 1 gigabit al secondo di velocità di connessione al 2026 per tutte le famiglie, sarà irraggiungibile se andiamo avanti di questo passo, e noi calcoliamo un ritardo tra i 4 e i 6 anni rispetto al target del 26. Nell'economia della velocità, nell'economia della competizione globale internazionale, 6 anni di ritardo sono un'enormità, sono la differenza tra la vita e la morte. E quindi c'è moltissimo da fare, sono sul tavolo molte idee, molte proposte per accelerare un cambiamento significativo e rendere possibile una crescita e una modernizzazione del paese. Un'ultima sottolineatura la voglio dare a un pezzo del lavoro di ricerca che abbiamo fatto, e cioè il pezzo che dimostra qual è la correlazione tra digitalizzazione, accesso a una banda ultraveloce da una parte e indicatori socio-economici di riferimento. I territori più connessi, più velocemente connessi, hanno meno NEET, hanno più partecipazione al lavoro, hanno più donne che lavorano, hanno una creazione di valore aggiunto più alta. In altre parole, generano più crescita, più lavoro, più occupazione e sono più inclusivi. Vi ringrazio per l'attenzione.